Con 22 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti, il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2015 al termine di una maratona notturna durata oltre 8 ore e di 22 ore complessive di dibattito. Col bilancio sono stati approvati anche la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017. Tra gli 11 emendamenti alla manovra approvati spicca la proroga fino al 30 settembre 2015 della convenzione con la Società Sportiva Calcio Napoli, in modo da consentire al Consiglio di discutere della convenzione ponte per l'affidamento dello Stadio San Paolo per la durata della procedura connessa all'ammodernamento dell'impianto. L'emendamento è passato con 27 sì, 9 no e un astenuto. Il sindaco De Magistris ha preso la parola per sottolineare che continuerà a rivolgersi a tutti i cittadini oltre gli schieramenti e oltre il ceto politico. Il bilancio 2015 ha concluso un buon bilancio. Prima dello scioglimento della seduta, il Consiglio ha approvato a maggioranza una delibera per l'ampliamento della scuola militare Nunziatella attraverso la permuta di un immobile di proprietà statale, via Gizia Capizzo Falcone, con l'immobile di proprietà comunale caserma Nino Bixio. Non è facile prendere la parola dopo quasi 24 ore interrotte di lavoro, un anno difficile, complicato, e quindi la farò breve. Voglio ringraziare la maggioranza. A mio avviso è una maggioranza che c'è e ve ne accorgerete da settembre in poi che la maggioranza è più salda che mai e lavoriamo per allargarla. Una maggioranza che ringrazio e prendo spunto alle parole di Simona Marino. Una maggioranza che deve avere anche tonicità. Qualche volta avverto anche qualche sentimento quasi di posizioni difensive nel giustificarsi che uno fa parte di questa maggioranza. Più convinzione. Io per esempio sono molto stanco ma molto tonico, non avverto per nulla quell'atteggiamento certe volte di fiacchezza che anche vedo qualche volta in delle componenti della maggioranza. Secondo me è sbagliata, lo dico oggi, lo dico con sincerità, non c'è da difendersi nell'appartenere a questa esperienza politica, c'è da esserne orgogliosi rispetto a quello che si vede da Mafia Capitale per passare per Expo e passare a quello che si vede in giro dell'Italia. Certo, abbiamo tanti limiti, è inutile, ma non c'è il tempo alle 6:30 del mattino. Che secondo me non approvare oggi il bilancio sarebbe stato un atto gravissimo per la città di Napoli. È stata una sessione di bilancio molto valida,